Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Ringrazio lo sponsor di questo video, cioè GamsGo, il servizio di sharing di account condivisi dei servizi streaming. Potete abbonarvi a Netflix, Disney Plus o Spotify spendendo solo pochi euro al mese. Cliccate sul link in descrizione e usate il codice sconto Barley per avere un 5% in più di sconto sull'abbonamento Netflix e un 2% di sconto in più su tutti gli altri abbonamenti. Oggi parliamo sì di cinema, ma parliamo soprattutto di storia e di come il cinema dovrebbe a volte prendersi la responsabilità di essere un tramite per raccontare e tramandare certi capitoli della nostra storia, ma che invece, per mancanza di coraggio e per la mancanza di un vero e proprio sistema produttivo cinematografico libero e, sottolineo libero, si limita a fare dei riassuntini o una fredda cronostoria, tanto per poter dire io il mio dovere l'ho fatto, ho la coscienza a posto. In particolare oggi parleremo di Aldo Moro e delle Brigate Rosse, dell'Italia degli anni 70 e di come questo fondamentale passaggio della nostra recente storia democratica abbia di fatto aperto le porte ad un processo di impoverimento politico e culturale che ci ha portati ad essere l'Italia di oggi, dove puoi tranquillamente andare in televisione a dire di non essere antifascista, che Mussolini è stato solo uno statista italiano, dato che la storia non prevede il giudizio morale, mentre invece non sei autorizzato a manifestare per la Palestina o a parlare di concetti come resistenza, rivoluzione o appunto antifascismo. Chi eravamo e cosa siamo diventati? Ci ragioniamo dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! Negli anni 70 l'Italia era una democrazia relativamente giovane. La nostra Costituzione aveva solo 22 anni di vita e le ombre del fascismo e della resistenza partigiana si stagliavano ancora lunghe sulla vita politica del paese. Allora, diciamo anche che l'Italia storicamente non ha mai avuto un particolare talento nel voltare pagina. Anche nel male più assoluto o nelle controversie più evidenti, siamo sempre riusciti a trovare un microgrammo di buono a cui aggrapparci per non far mai morire veramente nulla e per riciclare invece sempre gli stessi concetti. Chiaramente per rigetto alle politiche di estrema destra che avevano portato l'Italia in guerra al fianco della Germania di Hitler, guerra poi persa contro gli alleati Francia, Inghilterra, Unione Sovietica, ma persa soprattutto contro gli americani. Nei 20 anni dopo la fine della guerra, gli italiani tendono ad affidarsi a politiche, chiamiamole di centro, che accontentano un po' tutti, politiche caratterizzate da una forte anima conservatrice e cattolica. Nasce così il Partito della Democrazia Cristiana, e il nome dice tutto. Un partito che ha come concetto fondante quello di mettere al potere, quello di mettere al comando del paese l'intelligenza, quella vera. A fondare il partito sono filosofi, giuristi, teologi, professori universitari. La loro missione è quella di porsi al popolo come se fossero di fronte ad un'aula di studenti, a cui bisogna non solo insegnare il rispetto e la dedizione alla cosa pubblica, ma soprattutto bisogna insegnare loro il valore della democrazia. Tra i fondatori della Democrazia Cristiana c'è Aldo Moro. Laureato in giurisprudenza, a soli 35 anni docente universitario di filosofia del diritto, prima a Bari, poi a Roma, è un uomo di Stato, di un'integrità intellettuale e morale che non ha eguali. Altri esponenti di spicco della DC negli anni 70 erano Zaccagnini, Fanfani, Andreotti, Cossiga, ma da tutti Moro era considerata l'eminenza grigia del partito. Colui che ne personificava l'integrità e lo spirito più conservatore. Gli altri partiti che negli anni 70 si spartivano la piazza politica italiana erano il Partito Socialista di Bettino Craxi e il Partito Comunista di Enrico Berlinguer. Più distaccati c'erano anche i radicali, Potere Operaio e un rimasuglio della destra, cioè il Movimento Sociale Italiano. Perché la destra mica la si poteva eradicare dal paese, no, eh? No. Comunque andiamo avanti, non siamo ancora nel boom economico, anzi, tra la fine dei 60 e l'inizio dei 70 l'Italia è un paese ancora profondamente analfabeta, poco scolarizzato e quindi poco specializzato
per affrontare la sfida della nuova rivoluzione industriale che è alle porte. L'inflazione è schiacciante, il divario tra nord e sud impressionante. E per la maggior parte della popolazione la fabbrica diventa la terra promessa. L'Italia doveva correre, doveva crescere in fretta. Sono gli anni della siderurgia, della metalmeccanica, della Fiat, delle industrie chimiche. Ma sono anche gli anni del capitalismo, dell'influenza americana non solo nella politica italiana, ma anche nell'economia e nella filosofia imprenditoriale. L'imprenditore italiano, infatti, è chiamato ad una sfida senza precedenti. Deve creare non solo profitto per se stesso, ma anche per lo Stato e per i suoi lavoratori. Ma questa ovviamente è un'utopia di forte matrice socialista e comunista. Mentre l'Italia borghese, dei padroni e della Democrazia Cristiana tendevano ad una politica più di apertura verso le multinazionali, che mettevano il bene della fabbrica, del prodotto, sopra ogni cosa, anche sopra i lavoratori. Queste politiche di parte, pro imprenditori e non particolarmente al fianco dei lavoratori, portarono alla nascita di un movimento politico decisamente bellicoso, cioè le Brigate Rosse. Cosa sono le Brigate Rosse? Principalmente sono un movimento politico che nasce nelle fabbriche, proprio all'inizio degli anni 70, e inizialmente sono semplicemente un movimento di propaganda armata. Cosa vuol dire propaganda armata? Vuol dire che io faccio propaganda dei miei concetti politici, però contemporaneamente ti do fuoco alla macchina. Le Brigate Rosse da subito si pongono in difesa dei diritti degli operai delle grandi fabbriche, in città ovviamente altamente industrializzate come Milano, Torino e Genova, rivendicando la centralità della figura del lavoratore, compiendo degli atti vandalici e di sabotaggio nei confronti della fabbrica stessa. Renato Curcio e Mario Moretti sono i due personaggi di spicco di questa, chiamiamola, banda, che si dà il nome Brigate Rosse in onore delle brigate dei partigiani che combatterono contro i fascisti. In particolare la brigata partigiana milanese denominata Volante Rossa. Si diedero come simbolo la stella a 5 punte, perché dicono, e questa è una teoria che in realtà negli anni non è mai stata del tutto confermata, che le BR nacquero dopo un incontro tra Curcio, Moretti e altri aspiranti rivoluzionari presso l'hotel Stella Maris di Chiavari, il cui simbolo era appunto una stella a 5 punte. Le Brigate Rosse si ispirarono totalmente alla resistenza partigiana. Uno dei loro motti fu proprio: così come i partigiani hanno respinto i fascisti, noi delle BR respingeremo le multinazionali capitaliste. E per questo motivo, per anni, erroneamente, le BR sono state considerate la falange armata dell'estrema sinistra italiana. Allora, non è così. In realtà non c'era nessun rapporto politico tra le BR e un qualsiasi partito di sinistra italiano. I brigatisti erano del tutto sovversivi. Si ispiravano a concetti propri della rivoluzione comunista, come il potere ai lavoratori e la condanna di qualsiasi potere borghese dei padroni. Ma è indubbio che questi personaggi fossero prima di tutto dei criminali, delle persone particolarmente attratte alla sovversione, in potenza per sovvertire un potere prestabilito, ma in realtà nella pratica molto spesso fine solo al gesto criminale. Tra il 70 e il 74 le Brigate Rosse si limitarono ad atti intimidatori, come per esempio dei semplici volantini contro i padroni o contro la NATO, che venivano distribuiti all'esterno delle grandi fabbriche italiane come la SIT Siemens di Milano o la Fiat di Torino. In questi volantini le BR spingevano gli operai ad agire contro i loro padroni, agire proprio fisicamente, colpirli attraverso la cosiddetta vendetta proletaria. Iniziarono così i primi atti vandalici. Le vittime preferite delle BR erano o i direttori del personale o certi sindacalisti che secondo loro si erano venduti ai padroni. E l'atto vandalico più in voga era dare fuoco alle automobili di queste persone. Le BR non prendevano di mira solo ambienti legati al mondo del lavoro, ma anche tutti quegli ambienti rimasti legati alle politiche di destra. Nel 1971, infatti, le BR diedero fuoco anche all'automobile di un allora giovane Ignazio La Russa, oggi presidente del Senato, a quei tempi responsabile del movimento neofascista chiamato Fronte della Gioventù. Ce l'abbiamo, presidente del Senato. Questi eventi però non fanno scattare particolari campanelli d'allarme per diversi motivi.
Da una parte la stampa tende a non occuparsi molto di queste schermaglie tra operai e padroni. Da un'altra parte invece la politica non si accorge della pericolosità di questo tipo di propaganda, perché il centro democristiano si sente letteralmente intoccabile. Mentre i comunisti sono troppo impegnati a prendere le distanze dalle IBR per accorgersi della loro reale pericolosità. Le denigrano, le sminuiscono per paura di perdere il loro elettorato più moderato. In questo contesto le IBR crescono indisturbate e alzano la posta. Sempre nel 71 fanno esplodere 3 autotreni che trasportavano pneumatici agli stabilimenti della Pirelli di Lainate. E nel 72 passano ai sequestri di persona. I primi sequestri da parte delle IBR sono i cosiddetti sequestri lampo. Durano poche ore, a volte pochi minuti, e servono solo a dimostrare che il padrone non è intoccabile, anzi. Nel marzo del 72 viene sequestrato l'ingegner Macchiari della SIT Siemens, sequestro che durò 15 minuti. Giusto il tempo di fotografare Macchiari con 2 pistole puntate contro e poi lo liberarono. Nel febbraio del 73 viene sequestrato invece Bruno Labate, un sindacalista legato a destra, cioè al Movimento Sociale Italiano, e anche questo fu un sequestro di pochi minuti. Labate verrà poi rilasciato in catene di fronte allo stabilimento Fiat di Mirafiori. E anche in questa occasione sia la stampa che la politica tendono a sminuire il fenomeno delle IBR e queste in tutta risposta di nuovo alzano la posta. Nel maggio del 73 nasce una costola delle IBR proprio all'interno della fabbrica SIT Siemens di Milano. Una costola denominata NORA, cioè Nuclei Operai Resistenza Armata. Cioè, vi rendete conto, una cellula attiva delle IBR all'interno di una fabbrica. Dedita ad attentati incendiari contro i beni della fabbrica stessa e contro numerose stazioni di polizia della zona. I brigatisti si rendono conto che se vogliono fare la rivoluzione armata hanno bisogno delle armi, ma le armi costano, quindi ulteriore salto di qualità. Da adesso si rapisce per estorcere un riscatto e con i soldi del riscatto si comprano armi per eliminare i nemici del popolo. Tanto in quel periodo c'era un mercato di armi proveniente dall'est Europa che era come andare al mercato. Nell'aprile del 74 le IBR rapiscono il sostituto procuratore Mario Sossi, reo di essere stato pubblico ministero in un processo contro alcuni brigatisti genovesi. Sossi viene processato e condannato a morte dalle IBR, che però chiedono uno scambio allo Stato. Sossi in cambio proprio di quei prigionieri che lui aveva mandato in carcere. Qui sì che la politica e la stampa si accorgono delle IBR. Buongiorno, eh? Ma lo Stato, nella figura del procuratore generale di Genova, Francesco Coco, decise che in nessun modo poteva accettare il ricatto di una formazione terroristica. Quindi dice assolutamente no a qualsiasi trattativa o addirittura scambio di prigionieri. Anche Taviani, l'allora ministro dell'interno, respinse ogni tipo di trattativa. Ma la Corte d'Appello di Genova, sotto la pressione soprattutto della famiglia di Sossi, diede ordine al carcere di Marassi di liberare quei prigionieri, di liberare quei brigatisti, in cambio della liberazione ovviamente di Sossi. Ma Taviani addirittura mandò le forze dell'ordine a circondare il carcere affinché nessuno potesse uscire da lì. Sossi venne comunque rilasciato e questo sequestro fu una grandissima vittoria d'immagine per le IBR. Avevano finalmente dimostrato a tutti che facevano sul serio e soprattutto avevano creato una crepa nel potere politico tra chi era disposto a trattare e chi no. Perché dovete capire che per una formazione terroristica costringere uno Stato, un governo a trattare con loro vuol dire fondamentalmente avere un riconoscimento politico. Nel giugno del 74 le IBR compiono i primi 2 omicidi della loro storia. Allora, in realtà sono 2 omicidi fortuiti, sono 2 incidenti, non sono premeditati. Però vengono comunque rivendicati. Vennero uccisi infatti Graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola durante un raid presso la sede del Movimento Sociale Italiano di Padova. Giralucci e Mazzola opposero resistenza ai brigatisti che entrarono in sede per bruciarla fondamentalmente e vennero freddati a colpi di pistola. Le IBR rivendicano comunque quegli omicidi con un comunicato che dice: un nucleo armato ha occupato la sede dell'MSI a Padova e 2 fascisti presenti, avendo violentemente reagito, sono stati giustiziati.
Le BR accusavano le MSI di Padova di aver fatto da chioccia agli attentatori di Piazza Fontana a Milano, dove venne fatta esplodere una bomba all'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Attentato di evidente stampo di destra. Dovevano solo vandalizzare quella sede, ma purtroppo ci scapparono due morti. Morti che comunque le BR usarono a loro favore, come ulteriore prova del loro fare sul serio. Del fatto che loro erano di diritto la giustizia armata del proletariato. Lo Stato finalmente decide di correre ai ripari e chiama un pezzo grosso, chiama il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e gli dà l'ordine di eradicare le BR. Il generale in realtà in poche mosse riesce ad arrestare uno dei leader storici delle Brigate Rosse, cioè Curcio, a dimostrazione di come in realtà questo gruppo terroristico non avesse delle basi poi così solide. Ma l'arresto di Curcio non decapitò le BR, anzi, segnò l'inizio di una stagione ancora più buia e ancora più violenta. Perché caduto Curcio prese il potere Moretti, che tra tutti i fondatori delle BR era quello che più professava la rivoluzione armata. Le Brigate Rosse quindi iniziano ad uccidere i loro nemici. Nel giugno del 76 viene ucciso Francesco Coco, vi ricordate, colui che aveva impedito la liberazione dei brigatisti genovesi. E nel febbraio del 77 si inizia a far paura alla politica che conta. Prende vita infatti la cosiddetta colonna romana delle BR, con la gambizzazione di Valerio Traversi, dirigente del Ministero di Grazia e Giustizia. Sempre nell'aprile del 77 avviene il rapimento dell'armatore Costa, rilasciato in cambio di un riscatto di 1,5 miliardi di lire. Viene ucciso inoltre Fulvio Croce, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, città dove sta per iniziare il processo a Curci e ad altri brigatisti storici. Vengono presi di mira anche i giornalisti perché considerati pedine al servizio della controrivoluzione orchestrata dai mass media. Ne vengono gambizzati a decine in tutta Italia, tra cui Indro Montanelli e uno di loro, Carlo Casalegno, vice direttore della stampa di Torino, non sopravviverà alle ferite e morirà dopo 13 giorni di agonia. Ma l'azione storicamente più pesante e più famosa, ahimè, delle BR è proprio il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro. Allora, prima di tutto bisogna capire il contesto politico e temporale. Siamo nel 1978, il governo Andreotti è alla frutta. È imminente il voto di fiducia alle Camere ed è abbastanza evidente che non ci sono i numeri per continuare con questo governo. L'economia italiana arranca e la politica è chiamata a trovare delle soluzioni. Ed è proprio Aldo Moro a proporre una soluzione di alternanza democratica, cioè aprire alla sinistra. Con il voto di fiducia del Partito Comunista di Berlinguer, il governo Andreotti sarebbe potuto andare avanti, ovviamente dando ai comunisti qualche ministero e qualche posizione di potere. Tra Moro e Berlinguer c'era già un accordo, nonostante questo stesso accordo fosse causa di enormi frizioni sia all'interno della Democrazia Cristiana, che non voleva perdere quote di potere in favore dei comunisti, sia nel campo della politica estera. Aldo Moro infatti era stato ministro degli esteri tra il 68 e il 72 e aveva avuto rapporti sia con gli Stati Uniti che con l'Unione Sovietica, inimicandosi entrambi. A Moro si deve il cosiddetto Lodo Moro, un accordo con l'allora leader palestinese Arafat, accordo secondo il quale ai terroristi palestinesi era vietato operare in Italia. Accordo che è durato per più di 10 anni. Infatti poi negli anni 80 di attentati di terroristi palestinesi in Italia ce ne sono stati diversi. E Moro in quegli stessi anni negò l'utilizzo delle basi NATO durante la cosiddetta guerra del Kippur, guerra nata dopo l'aggressione di Egitto e Siria ai danni di Israele. Stati Uniti e Russia sono da sempre alleati di Israele. Quindi vedere Moro fare accordi con Arafat e negare le basi NATO per difendere Israele, diciamo che non aiutò a creare rapporti idilliaci. In più, questa apertura dell'Italia verso i comunisti era vista malissimo sia dagli americani sia dalla madre Russia. Gli americani non volevano i comunisti al governo perché l'Italia per loro era strategica nello scacchiere della NATO. E in piena guerra fredda temevano infiltrazioni comuniste in un loro centro di potere. I russi invece non volevano un partito comunista al governo perché temevano l'emancipazione della sinistra dal controllo del Partito Comunista Sovietico. In poche parole, i comunisti dovevano comandare solo in Russia. Ovunque nel mondo dovevano essere l'opposizione e la voce del popolo. Moro invece aveva capito che l'industrializzazione veloce
e il capitalismo galoppante stavano creando delle profonde crepe nella società. Crepe che spesso venivano riempite con la violenza e con la propaganda terroristica. La sua intuizione fu quella di unire all'esperienza di governo conservatrice e aperta alle multinazionali della DC l'attenzione al popolo e ai lavoratori del Partito Comunista. Nel senso, cerchiamo insieme una via per entrare nel capitalismo del futuro, ma con un'etica di sinistra incentrata sul lavoratore. Pensiero molto rivoluzionario, ma niente di tutto questo vide la luce. Perché il 16 marzo del 1978 Aldo Moro venne rapito in pieno giorno in via Fani a Roma, a pochi chilometri da casa sua. Le BR da mesi studiavano tutti i suoi movimenti, le sue abitudini e con un'azione quasi militare uccidono tutti i membri della scorta di Moro e riescono a sequestrare il presidente della Democrazia Cristiana. La concomitanza con il voto di fiducia e con l'ingresso dei comunisti nel governo di maggioranza per anni ha creato un malinteso, e cioè che le BR rapirono Moro proprio per impedire quell'accordo, proprio perché contraria all'imborghesimento del Partito Comunista, che avrebbe dovuto appoggiare la loro lotta armata e non stringere le mani ai padroni. In realtà i brigatisti stessi, durante i vari processi sul caso Moro, dissero che temporalmente il rapimento era stato concepito in quel periodo storico, cioè il marzo del 78, perché a giorni sarebbe ufficialmente cominciato il processo a Curci. Quindi l'intenzione delle BR era piuttosto chiara: voi processate uno di noi, noi processiamo uno di voi. Ma perché rapire proprio Aldo Moro? Perché Aldo Moro era il migliore. Era il migliore di tutti, sia da un punto di vista umano, sia da un punto di vista politico, di spessore, di peso specifico nello scacchiere politico internazionale. E le BR erano convinte che lo Stato avrebbe fatto di tutto per liberarlo. Invece la storia andò molto diversamente. Lo Stato abbracciò infatti da subito la via della fermezza, del non trattare con i terroristi. Moro venne screditato dai suoi stessi alleati di partito. Le sue lettere, in cui dava dei pazzi a chiunque si diceva contrario ad una trattativa per salvarlo, vennero bollate come scritte in preda al delirio, alla follia o alla minaccia. Non è mai stata imbastita nemmeno una trattativa per un riscatto. Niente, Moro è stato letteralmente abbandonato nelle mani delle BR. È assurdo. Pensate che cosa significherebbe questo nei confronti di carabinieri, di agenti di pubblica sicurezza, di agenti di custodia che con grave rischio e tanto sacrificio stanno a servire lo Stato. Andreotti disse che aprire una trattativa con i terroristi per cercare di liberare Moro sarebbe stata anche un'offesa ai 5 morti di Via Fani. Ecco, appunto, una ragione di Stato che fa sì che si lasci morire una persona per un principio di equità rispetto a quelli che sono morti prima ha qualcosa che di un po' patologico, no? Quando un governo, un sistema politico ha difficoltà a gestire un problema e non vuole gestirlo, mette in campo un sistema di valori, riti, procedimenti, attori che però hanno come obiettivo quello di non prendere la decisione di non decidere. Le BR stesse, nonostante più volte in più comunicati avessero messo in chiaro che senza un riconoscimento politico da parte della DC, quindi senza una trattativa, avrebbero ucciso Aldo Moro, colpevole di aver venduto l'anima alle multinazionali americane, più volte le BR cercarono comunque la trattativa per liberarlo. Comunicarono direttamente con la famiglia Moro, dicendo: vi stanno ingannando, vi stanno consigliando male, dovete intervenire voi. Dovete dire voi a Zaccagnini di fare qualcosa, qualcosa di politico nei nostri confronti. Se non succede questo, noi non abbiamo alternative. Abbiamo già preso una decisione. Nelle prossime ore non potremo fare altro che eseguire ciò che abbiamo detto nel comunicato numero 8. Quindi crediamo solo questo, che sia possibile un intervento di Zaccagnini immediato e qualificatorio in questo senso. Se ciò non avviene, rendetevi conto che non potremo far altro che questo. Mi hai capito esattamente? Sì, l'ho capito benissimo. Ecco, quindi è possibile solo questo. L'abbiamo fatto semplicemente per scrupolo, nel senso che una condanna a morte non è una cosa sulla quale si possa prendere così alla leggera, neanche da parte nostra. Noi siamo disposti a sopportare le responsabilità che competono, che ci competono,
e vorremmo appunto, siccome il padre siete crede che appunto non siete intervenuti direttamente perché siete mal consigliati. Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare, il problema è politico, quindi a questo punto deve intervenire la Democrazia Cristiana. Abbiamo insistito moltissimo su questo perché è l'unica maniera per cui si possa arrivare eventualmente a una trattativa. Solo un intervento diretto, immediato e chiarificatore preciso di Zaccagnini può modificare la situazione. Noi abbiamo già preso la decisione, nelle prossime ore accadrà l'inevitabile, non possiamo fare altrimenti, se no nient'altro da dirle. Le BR scrissero anche a Bettino Craxi, chiedendo a lui di convincere la DC a iniziare una trattativa. E invece non successe niente. Sul piatto dello Stato a questo punto ci sono più soluzioni. Se Aldo Moro viene ucciso, diventa un santo. E le BR diventano automaticamente il male assoluto, il nemico dell'Italia. Quindi, per contrasto, lo Stato diventa il bene assoluto. Se Moro invece viene liberato, è già pronta la macchina del fango. La sindrome di Stoccolma, la follia, gli allucinogeni. Perché Moro, se liberato, avrebbe riversato tutta la sua ira e la sua disillusione sui suoi ex amici di partito. Ira e disillusione che Moro aveva già espresso nelle sue lettere. Lettere in cui dice chiaramente che il suo sangue avrebbe perseguitato i suoi presunti amici per sempre. In questo momento estremamente difficile ritengo mio diritto e dovere come membro del Parlamento italiano di rivolgermi a lei, che ne è, insieme con il Presidente del Senato, il supremo custode. Lo faccio nello spirito di tanti anni di colleganza parlamentare per scongiurarla di adoperarsi nei modi più opportuni affinché sia avviata con le adeguate garanzie un'equa trattativa umanitaria che consenta di procedere a uno scambio di prigionieri politici e a me di tornare in seno alla famiglia che ha grave e urgente bisogno di me. Zaccagnini, ti scongiuro, fermati. In nome di Dio, fin qui mi hai sempre ascoltato. Perché ora vuoi fare di testa tua? Non sai, non ti rendi conto di quale grande male tu stia preparando al partito. Finché sei ancora in tempo, poche ore, fermati e prendi la strada onesta di una trattativa ragionevole. Che Dio ti assista. E a questo punto le BR fanno un gravissimo errore di valutazione. Credono che non uccidendo Moro perderebbero di credibilità. E invece, proprio liberandolo, avrebbero squarciato lo Stato in due. Uno squarcio che avrebbe inghiottito tutto. Il 9 maggio del 78, il corpo di Aldo Moro viene ritrovato in una Renault 4 rossa in via Caetani, a pochi metri dalla sede del Partito Comunista e della Democrazia Cristiana. Come per dire, ce lo avrete sulla coscienza per sempre. Moro, nel suo testamento scritto poche ore prima di morire, scrive apertamente che non vuole né il lutto nazionale né i funerali di Stato. E invece il potere, infame, gli organizza i funerali di Stato. Senza la salma, però, contro la sua stessa volontà, per passerella, dimostrando ancora una volta che quella morte da adesso in poi verrà usata solo ed esclusivamente per screditare le BR. E infatti le BR dalla morte di Moro iniziano lentamente a sgretolarsi. Ci saranno altri attentati, ci saranno altre morti illustri, ma la stagione delle BR è comunque destinata a finire. E una delle cause di questo sgretolamento è proprio il fatto che all'interno delle BR stesse non c'era accordo totale sull'uccisione di Moro. C'era chi voleva ucciderlo e chi voleva liberarlo. Molti brigatisti, dopo l'uccisione di Moro, si sono pentiti, hanno collaborato con la giustizia, hanno cambiato forma, modalità, mietuto altre vittime, ma diciamo che verso la metà degli anni 90 sono del tutto scomparse. La morte di Moro fu un duro colpo sia per la DC che per il Partito Comunista, ormai erroneamente, ideologicamente sovrapposto alle BR. E infatti alle elezioni politiche successive all'uccisione dello statista, vinse il Partito Socialista di Craxi, che poi diede vita alla maxi coalizione del pentapartito, che poi portò alla gestione criminale delle tangenti sugli appalti, a Tangentopoli, a Berlusconi e ai fascisti che oggi sono tornati a governare. Credo sinceramente che se una storia simile a quella di Moro e delle BR fosse successa in America o anche solo in Francia, noi oggi avremmo minimo 10-15 film su questa storia. Invece in Italia è stato fatto un film nel 1986 intitolato Il caso Moro,
di Giuseppe Ferrara con Gian Maria Volonté, ed è un film che semplicemente racconta gli eventi così come sono successi, senza nessun giudizio. Un film cronaca, chiamiamolo così. Poi bisogna aspettare addirittura il 2003, anno in cui esce Buongiorno Notte di Marco Bellocchio, dove si intravede una critica leggermente più aspra al potere politico che decide di non decidere, lasciando tutto nelle mani delle BR. Tanto ne sarebbero usciti in piedi comunque. Sempre nel 2003 invece esce il film Piazza delle Cinque Lune di Renzo Martinelli, film che invece segue la teoria del complotto, secondo la quale dietro al rapimento Moro c'era addirittura la CIA degli americani. Film abbastanza ridicolo, se posso permettere un giudizio. Nel 2022 invece esce Esterno Notte, sempre di Marco Bellocchio, e qui le cose iniziano a farsi interessanti. È una miniserie che trovate disponibile su Netflix, la cui visione è più che consigliata. In Esterno Notte Bellocchio affina la sua critica alla DC, alla politica, che ha usato la cecità di visione delle BR, quasi augurandosi che alla fine Moro venisse ucciso. Miniserie ben realizzata, con un bel cast, che rende omaggio ai personaggi reali e con delle invenzioni di regia non banali. In più, cosa che nel cinema italiano di base non esiste, in Esterno Notte siamo testimoni anche della vita dei brigatisti. E mi chiedo, com'è possibile che nel nostro paese non ci sia una cinematografia dedicata a questo capitolo della nostra storia? Cioè, perché si può andare in giro a dire quanto è bello essere fascisti e non si può raccontare la storia di queste persone che hanno impugnato le armi e hanno quasi fatto scoppiare una guerra civile? Beh, la risposta è molto semplice. Oggi in Italia sia il cinema che la televisione sono controllate dallo Stato attraverso finanziamenti, tax credit, nomine, commissioni. E il capitolo BR è chiaro che è un capitolo che nessuno deve più toccare. È una potente forma di censura preventiva, perché loro dicono: non scrivete niente sulle BR perché tanto non ve lo facciamo fare. E l'intellettuale, lo sceneggiatore, lo scrittore si adegua, a meno che non sia un grande maestro come Bellocchio, a cui è comunque tutto concesso, ma per anzianità. Io credo invece che quel periodo storico vada recuperato, ovviamente non per le uccisioni e per la violenza, ma per la partecipazione politica della gente comune. In quegli anni le piazze erano sempre piene di giovani appassionati di politica, le università erano piene di giovani che volevano cambiare il mondo, gli stessi palazzi del potere erano pieni di professori, filosofi, teologi, politici nel senso reale della parola, dal latino politicus, che vuol dire cittadino che prende parte attiva al governo e all'amministrazione della cosa pubblica. Cittadino. Parlare delle BR vorrebbe dire parlare di quell'Italia, di quella politica. E oggi a nessuno converrebbe un paragone. Oggi siamo fondamentalmente un paese di astensionisti, non andiamo a votare, vero, per sfiducia, perché non ci sentiamo rappresentati, ma non andare a votare vuol dire mandare al potere chi è più bravo a farsi votare comunque. E di solito quelli che sono più bravi a farsi votare comunque sono quelli che sparano le cazzate più grosse. Le grandi storie non sono solo i grandi film, anzi a volte sono proprio i film che raccontano le grandi storie vere. E ecco, io credo che ci vorrebbero più film per raccontare questo pezzo della nostra storia. Perché questa storia di Aldo Moro e della sua collisione con le Brigate Rosse è una storia che può insegnarci una cosa fondamentale, cioè che partecipare è sempre importante, vale sempre la pena. Perché in tempi difficili di crisi economica, di incertezza politica, come quelli che stiamo vivendo oggi, la partecipazione è l'unica soluzione. Altrimenti si creano di nuovo spaccature e contrasti, si creano cortei contro manganelli, si creano disuguaglianze economiche e sociali. E questo è terreno fertile per altre BR. Detto questo, vi consiglio vivamente la visione della serie Esterno Notte di Marco Bellocchio, disponibile su Netflix. E a proposito di Netflix, permettetemi due parole sullo sponsor di questo episodio, cioè GamsGo, il servizio di sharing di account condivisi dei servizi streaming. Con GamsGo potete tranquillamente abbonarvi a Netflix, Disney Plus, Paramount Plus, Spotify, spendendo pochissimi euro al mese. Iscriversi è facilissimo. Cliccate sul link in descrizione e in fase di acquisto dell'abbonamento Netflix o Spotify inserite, mi raccomando, il codice Barley,
per avere un 5% di sconto in più sull'abbonamento Netflix e un 2% di sconto in più su tutte le altre piattaforme. Quindi in chiusura Aldo Moro, Le Brigate Rosse ed Esterno Notte di Marco Bellocchio per questa puntata un po' speciale che cade proprio nell'anniversario della morte di Aldo Moro, cioè il 9 maggio. Spero di non avervi annoiato e di avervi messo curiosità su un capitolo della nostra storia, secondo me importantissimo, non nella sua parte violenta e criminale, ovviamente, ma nella sua parte più libera e di partecipazione politica. Essere attivisti non vuol dire essere terroristi. E chi vi dice il contrario è un inguaribile fascista. Oggi non me la sento di abbinare una birra a queste chiacchiere, quindi dalla versione di Barli è tutto, buona visione, buona riflessione e non fermatevi alla prima. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso. Si tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà.